c'è una situazione che io ho colto sin dal momento in cui mi sono insediato, che riguarda questa fragilità del territorio conseguente all'alluvione del 2006, che paradossalmente, nonostante, come dire, siano stati adottati in qualche modo delle misure subito dopo l'alluvione, la messa in sicurezza di alcuni fossi, per esempio, no? Il dissesto idrogeologico e la criticità idrogeologica per tutto il territorio paradossalmente è aumentata. Questi sono i pilastri che reggono la trave, capito, sulla quale poggia la strada in prossimità del chiosco azzurro, capito? Stanno venendo giù. Ecco, immediatamente io ho dovuto adottare un'ordinanza di sgombro, anche perché quel locale non è solo un locale adibito ad attività commerciale. Purtroppo è un locale che è adibito impropriamente anche all'abitazione, nonostante non abbia ovviamente tutte le autorizzazioni necessarie per poterlo utilizzare come abitazione. Io sono arrivato alla conclusione che probabilmente avrebbe avuto anche un significato molto importante, va bene, dal punto di vista sociale e dal punto di vista etico, il fatto che i collaboratori di giustizia potessero anche disporre dei beni che sono stati sequestrati alla mafia. La ricognizione che io sto facendo non è solo in relazione a quella casa di Vibo Marina, in relazione alla quale voi avete fatto tutto quel gran casino nel vostro giornale. Io ho dato incarico al comandante della Polizia Municipale di verificare le condizioni di quella, ma non solo di quella, anche di altri immobili che ci stanno qua a Vibo Valentia, per cercare di capire se in qualche modo qualcheduna di queste potesse essere assegnata. Ma non c'è nessun provvedimento di assegnazione, capito? L'unico provvedimento di assegnazione è quello relativamente a quell'appartamento piccolo. Però quell'altro appartamento, ecco perché è successo tutto quello che è successo, era la villa confiscata a una famiglia, la stessa famiglia che l'ex collaboratore di giustizia aveva denunciato. No, lui ha un'altra famiglia, scusi. Lo stesso Francolino riferiva, sì, che l'alloggio era quello ex proprietà di tale Lo Bianco, sì, 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 e che avrebbe parlato direttamente lui affinché potesse acconsentire all'assegnazione. Capisce? Signora mia, ha capito come poi finiscono per essere sconvolte e travolte tutte le cose quando... Questa è stata mandata in procura, signora. Ne avrebbe parlato lui stesso con Lo Bianco per vedere se non si dispiaceva se fosse andato lui ad abitare. Ma questo alloggio però io non l'ho assegnato e peraltro io l'ho trovato del tutto inadeguata, ha capito, questo alloggio. Perché questo Francolino mi ha detto di avere paura, di non volersi spostare da quell'abitazione? Perché non so niente di Francolino, lei lo deve chiedere a Francolino, non a me. Scusa. Teme per la sua incolumità, cioè non pensa di esporre. A me, deve chiedere a Francolino, perché c'è, essendo Francolino un ex collaboratore di giustizia, c'è una conflittualità tra questo e quello che lei sostiene di aver ricevuto, che lei avrebbe detto a Francolino. C'è una conflittualità, no? Ma non mi importa di questa conflittualità, a me non interessa niente di questi problemi, a me interessa il fatto che l'abitazione non è assolutamente idonea, ha capito? E quindi io non la posso assegnare, neanche questa. Diversamente, se l'abitazione fosse stata idonea, il problema me lo sarei posto diversamente, ha capito? Me lo sarei posto, avrei chiamato il procuratore della Repubblica, ne avrei parlato nell'ipotesi in cui ci fosse stata qualche intimidazione nei confronti del signor Francolino. Hai capito? Se questa abitazione, se questa villa fosse stata in buone condizioni, lei avrebbe dunque invitato il signor Francolino ad occupare questa casa. Non può occupare questa casa. È proprio perché, essendo lui un ex collaboratore di giustizia, temeva per l'incolumità non tanto sua, ma quella dei suoi figli minorenni. Non ho mai detto questo, io non ho mai parlato con Francolino. Io non ho mai parlato con Francolino. Ma poi, scusi, perché lei deve fare un processo? No, per noi è una stranezza. Un processo alle intenzioni. L'appartamento non può essere assegnato, basta, punto e basta. Perché non è in condizione di ricevere nessuno. Esatto. Però per noi la stranezza era proprio questa qua, assegnare una casa confiscata alla mafia ad un ex collaboratore di giustizia, quindi esporlo anche forse a pericolo. Le case che confisco alla mafia io cercherò di assegnarle proprio ai collaboratori di giustizia. È questo che le si deve mettere in testa, è questo il bello del discorso, ha capito?
in maniera tale che la mafia capisca che non ha più niente, che il suo potere l'ha perduto, ha capito? In maniera tale che l'Andrangheta capisca che è finito il tempo della potenza e soprattutto è finito il tempo in cui era in grado di intimidire tutti, ha capito? La rilevanza dell'eticità del discorso consiste proprio nel fatto che beni sequestrati alla mafia possono essere utilizzati o vengono utilizzati anche da coloro che hanno accusato la mafia. Questa sarà una sistemazione temporanea in attesa dei lavori sul lungomare, poi il signor Franculino ritornerà soprattutto ad aprire la sua attività. Questo ne dobbiamo discutere, questo non è un discorso che voglio intendo affrontare in questo momento. Capito? Perché io intendo in questo momento affrontare il discorso che riguarda la legalità e non la violazione della legge. Quindi se lui ha diritto a utilizzare quello stabile perché ha tutte le autorizzazioni, non c'è problema, lo può fare. Ma se esercita abusivamente, se per caso, io non lo so perché questo lo deve accertare, se per caso dovesse esercitare abusivamente o non dovesse avere concessione o non dovesse avere l'abitabilità, o, insomma, mancasse di qualche requisito, è chiaro che io questo non lo potrò consentire.